Allora, invece noi siamo sulle decisioni non ancora prese dal governo rispetto alle misure per contenere l'epidemia durante il periodo di feste. Verso la stretta, cosa si potrà e cosa non si potrà fare? Allora, oggi i principali giornali, nonché l'intervista di Conte alla Stampa, fanno pensare ad una stretta, diciamo, di quelle serie, dal 23 di dicembre al 6 di gennaio, un coprifuoco anticipato, due le ipotesi, le 18 o le 20. Vogliamo approfondire la questione con il professor ordinario di diritto costituzionale Alfonso Celotto, che è tornato a trovarci. Professor Celotto, buona giornata, benvenuto. Buongiorno, con piacere. Allora, lei ci fa un po' capire che idea si è fatto, visto che decisioni reali e definitive ancora non se ne sono prese? Allora, servirebbe un oracolo, non servirebbe un avvocato in questo momento per capirlo, ecco. Però c'è una questione che secondo me è molto importante, cioè lo scorso fine settimana abbiamo tutti visto lo shopping natalizio, però bisogna anche capire una contraddizione del governo, perché da una parte col cashback incentiva le persone a uscire a spendere e dall'altra invece si preoccupa che usciamo troppo. Questo è il primo punto. Il secondo punto importante è quello che noi giuristi chiamiamo l'affidamento, cioè la credibilità del governo. Il governo ha detto a tutti che si chiude dal 21, quindi tante persone hanno preparato viaggi, spostamenti, ritorni a casa, cambiare adesso diventa difficoltoso, quindi per questa ragione non sanno ancora cosa decidere. Certo, ci sono tensioni che senza dubbio riguardano anche il colore, no? Si pensa, insomma, se fare un'Italia arancione durante le feste o se pensare invece a un blocco totale. C'è, credo, però una certezza in questo caos che riguarda il numero di persone con le quali potremo trascorrere le feste, che evidentemente sarà diverso da quello degli anni scorsi. Ma quello sicuramente, diciamo che stiamo chiudendo quest'anno orribile e quindi sarà anche un Natale orribile. Nel senso che noi abbiamo questo numero di 6 persone, questo numero fortemente raccomandato di non ricevere persone a casa, non spostarci e non organizzare cose. Però ovviamente qual è il tema? Il tema è evitare un nuovo Ferragosto, perché il governo ha paura che con le feste di Natale ci possa essere un liberi tutti e poi ovviamente a gennaio ci troviamo in maggiore difficoltà. Certo che il bilanciamento è delicato fra interessi sociali, economici e sanitari. Senta Celotto, diciamoci la verità. C'è un po' un fai da te in questo momento, cioè l'ultimo DPCM, se non sbaglio, è fermo al 3 di dicembre e sarebbe dovuto essere in vigore fino al 15 di gennaio. L'intervento della Merkel e ovviamente le affermazioni, le analisi del CTS hanno contagiato ovviamente molto il governo. Secondo lei quando arriverà e se arriverà il nuovo DPCM e soprattutto secondo lei che direzione deve avere per far sì che la curva possa scendere almeno ai primi di gennaio? Mi fa una domanda veramente difficile. L'Italia ha fatto 15 DPCM e 12 decreti legge fino adesso sul coronavirus e poi noi siamo il paese del fai da te da sempre, in ogni grande emergenza, in ogni grande situazione. Secondo me giovedì venerdì arriverà un nuovo provvedimento che farà una stretta almeno parziale sullo shopping, forse in parte, anche se c'è la questione cashback poi con cui diventa contraddittorio, e sugli spostamenti natalizi. Però bisogna anche, ripeto, aspettare la credibilità, rispettare la credibilità per gli italiani, perché non puoi cambiare regola continuamente. C'è anche un tema, professor Celotto, di responsabilità, no? Immaginiamo che prendersi responsabilità così significative mi viene da pensare, visto che non si stanno prendendo, che richiederebbe anche una forma coesa, no? Da parte di tutti, e questa cosa non c'è. Sì, ma in questo dobbiamo ricordare forse l'ultima grandissima emergenza italiana, cioè il dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale. Lì Togliatti, De Gasperi, Nenni, pur essendo così aspri nemici, si misero d'accordo e presero delle misure insieme perché avevano capito che il paese doveva rinascere. E questa coesione, per esempio il famoso fatto che Togliatti firmò da ministro della giustizia l'amnistia per i reati fascisti, diede anche un'immagine al paese di unitarietà e di credibilità. Perché Bello. Se noi cittadini non crediamo, diventa molto difficile obbedire. Bella questa storia, a volte così basterebbe guardarsi un po' alle spalle e prendere esempio. Grazie ad Alfonso Celotto, professore ordinario di diritto costituzionale, speriamo di commentare con lei linee guida chiare la prossima volta, se le va. È quello che vogliamo noi cittadini, regole chiare e certe, da sempre. Grazie professor Celotto, colpite sul marmo, direi. Grazie buona di giornata. Cuore, buona a giornata presto, a lei. A presto.